Massimiliano Fedriga, questa riforma del lavoro proposta dal governo Renzi, secondo la Lega Nord, è una bufala. Perché? Perché non è una riforma del lavoro, sono solo piccoli correttivi, inutili, soprattutto dopo anche le modifiche apportate dalla Commissione a guida PD, che non affrontano e non risolvono i drammatici problemi della disoccupazione giovanile, che ormai supera il 42%, e della disoccupazione generale, che è arrivata al 13%. Ci sono solo due vie per seguire, ovvero la prima, quella per cui noi stiamo raccogliendo le firme, per cui la Lega sta battagliando sulle piazze, l'abrogazione della riforma delle pensioni Fornero, che oltre ad aver creato il dramma degli esodati, ma anche ingessato il mondo del lavoro impedendo il ricambio generazionale. In secondo luogo, mettere a disposizione delle risorse per abbassare il costo del lavoro e rendere competitive le nostre imprese affinché possano produrre e quindi assumere cittadini che in questo momento non trovano occupazione. È chiaro che servono risorse, ma le risorse il governo ce le ha. Infatti metterà quest'anno più di 10 miliardi per l'immigrazione clandestina, ma ha messo zero risorse per i nostri lavoratori, per i nostri disoccupati che non trovano lavoro. E per questo noi chiediamo che ci sia un'inversione di rotta, che venga data precedenza ai nostri cittadini, a tutte quelle famiglie che hanno costruito il benessere del Paese. In un momento di difficoltà economica bisogna dare delle risposte immediate.